Ciao a tutti ragazzi di Noi Malati di Foot, io sono Black Doom, è sicuramente la prima volta che mi sentite su questo canale e vi porterò una serie di review delle nostre leggende presenti su Xbox One. E oggi iniziamo con una delle, secondo me, delle migliori leggende che si possono trovare, Ruud Gullit, noto perché comunque ha giocato per anni nel Milan con grandissimi risultati. Si presenta con una carta con 90 di overall, 86 di velocità, 86 di dribbling, 83 di tiro, 79 di difesa, 89 di passaggio e 82 di fisico. Più per la precisione andiamo a vedere un po' di statistiche in game, quelle migliori, ma sono tutte incredibili, perché troviamo un 87 di controllo palla, un 87 di cross, un 91 di effetto, un 85, un 86 di dribbling, un 80 di finalizzazione, un 82 di salto, un 86 di forza fisica, un 90 di visione, un 80 di tackle, un 77 di scivolata, un 89 di passaggio corto, veramente delle statistiche impressionanti. Comunque io direi di parlare subito del tiro che mi ha lasciato veramente esterrefatto. Soprattutto il long shot. Ha un long shot di 84 con un 86 di potenza a tiro. Beh ragazzi, fa paura questo giocatore qua, fa veramente paura. Comunque inquadra abbastanza la porta, perché comunque ha un 80 di finalizzazione che non è male, non è male, attenzione. E io direi che potrebbe benissimo essere messo come attaccante. Come vedete, io per fare le review alcune partite l'ho usato come attaccante centrale punta e è andato benissimo, non mi ha fatto sentire nessuna mancanza. Poi altra cosa particolare sua è la forza fisica, è infermabile, perché comunque si presenta con 86 di forza fisica e un 83 di bilanciamento, di balance, quindi comunque resiste ai contrasti. Anche in corsa tiene sempre il pallone, veramente, veramente eccezionale. Altra caratteristica che comunque non ti aspetti è la finalizzazione. Lui testa 4 stelle piede debole, neanche sentirle, come se fossero no 5, 6, veramente, dalla distanza, angolati, di tacco, gol in qualsiasi modo, di rovesciata. Pazzesco, veramente pazzesco. Una finalizzazione che sulla carta si presenta con un 80, ma secondo me è molto superiore a, per esempio, a un Ronaldo. L'ho sentita molto meglio. Velocità, beh, diciamo che comunque un 86 di partenza di velocità lo avvantaggia, infatti questa velocità si sente nulla di più, nulla di meno, diciamo che comunque non è un 90, ma fa il suo dovere, un 86 veramente buono, poi in un giocatore con questa prestanza fisica è impressionante. Altro pro sicuramente è la difesa. Una difesa incredibile. Io l'ho usato anche come centrocampista centrale, quindi mezzala in un 4-3-3. E lui riprendeva palloni e poi subito a impostare con i passaggi, anche quelli abbastanza molto buoni. Senza problemi, veramente. Una difesa incredibile. Poi l'ultimo, diciamo, pro. Anche perché sennò se devo dirla tutta, sono tutti pro. L'ultimo pro è l'agilità, perché comunque per un giocatore così alto l'agilità conta veramente tanto. Comunque riepiloghiamo. I pro, come vedete, tiro qualsiasi, forza fisica, finalizzazione, velocità, difesa e agilità. Non scordiamo le 4 stelle skill, ma con un giocatore così, tra virgolette, passano in secondo piano veramente, perché come avete visto nelle mie clip io li uso. Però anche se voi non le usate con un giocatore così non c'è problema. Il prezzo, naturalmente solo su Xbox, è di, c'è un errore qua, comunque 2 milioni e 700 mila, il massimo è 3 milioni e 100 mila. Vedete, contro non ce ne sono. Io do un voto di 9,5 e ragazzi, che dire? Lasciate un like e un commento e fateci sapere che altre review volete. Ciao a tutti ragazzi!